La 12ª giornata del campionato di Serie D vede il Sapri impegnato nella trasferta con il Viribus Uniti. Al Felice Nappi di Somma Vesuviana, gli spigolatori sono chiamati a bissare la performance della settimana scorsa con l'Interreggio. Impresa non certo gravosa alla luce della crisi che sta vivendo la squadra di casa, uscita sconfitta anche nel recupero infrasettimanale con il Messina. Per mister pugliese la gara di domani sarà altresì l'occasione per valutare bene i propri uomini e iniziare a preparare le valigie a qualcuno di loro in occasione del mercato di dicembre. Tra i nomi eccellenti nell'occhio del mirino del CD, Zagaria e l'argentino Impallari. Ed intanto in casa Sapri si pensa anche al turno di Coppa Italia di mercoledì, che vedrà i biancoazzurri ospitare il Matera nella gara di andata dei quarti di finale. In eccellenza lucana invece il Valdiano si gode la vetta e affronta l'11ª giornata di campionato cercando di tenersela ben stretta. Ad ospitare domani la squadra del presidente Di Brizzi sarà il Policoro, in una gara che alla vigilia sembra favorire il rosanero, considerando i 10 punti che separano le due compagini. Più insidiose invece le gare che attendono le due dirette rivali del Valdiano. Il Fortis Muggia sarà ospite della Tella Vulture, mentre il Ricigliano scenderà sul campo della Murese.